Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale in questo nuovissimo video. Oggi mi trovo a Canzo, è una giornata bellissima di pioggia e nebbia, guardate. E ho già imboccato il sentiero che spero mi condurrà ai corni di Canzo. Questa è un'uscita un po' improvvisata, infatti non mi sono neanche ben documentato sul sentiero, sui suoi dati, pendenza, lunghezza. Vorrei solo raggiungere i corni di Canzo. Adesso sono qui in mezzo alla nebbia, ogni tanto passa qualche runner che mi supera, che sbuca fuori dalla nebbia, e poi ho già incrociato un paio di mezzi fuori strada che vengono giù, probabilmente fanno la spola. Sono arrivato alla prima Alpe, 718 metri. E il sentiero prosegue di qua. Sono qui che sto camminando in mezzo alla nebbia e si vedono apparire all'improvviso case, alpi, persone che stanno camminando. Tanto qua c'è il ruscelletto che mi accompagna nel cammino. Sto affrontando questo sentiero misto che è un po' neve e un po' fango, per cui non posso mettere i ramponcini e il sentiero in queste condizioni mi sta rallentando parecchio. Infatti mi sa che ci metterò un po' di più rispetto al previsto. Ed è quasi un'ora ormai che sto camminando, non vedo cartelli segnavia che mi indicano il tempo che rimane all'obiettivo, alla vetta, però comunque vedo i segnali biancorossi, quindi il sentiero è quello giusto. Ho appena incrociato un individuo che mi ha consigliato di proseguire per la strada che stavo facendo, in quanto poi diventava molto nevata e piena di fango, per cui ho deviato e adesso sto procedendo qua in mezzo alla neve per raggiungere il rifugio Sev, che mi ha detto che saranno ancora 5 minuti di strada, però adesso qua tra neve e nebbia devo cercare di scovarlo. Eccolo qui il rifugio Sev, l'ho trovato, è apparso dalla nebbia, purtroppo chiuso, però adesso lo uso come base d'appoggio per rifornirmi. E poi da qua vediamo se c'è qualche cartello per proseguire l'escursione, altrimenti dovrò poi fare retromarcia. Cavolo. Niente, è chiuso ragazzi, non c'è un tavolo, non c'è niente. Ah, vabbè.
Ok, lasciamo il rifugio Sev qui alle mie spalle e adesso direi che, guarda, si è un po' liberata la visuale dalla nebbia, si vedono i corni, uno e due, e adesso proseguiamo qua, vediamo il cartello segnavia che dice forcella dei corni 10 minuti e poi due corni, uno mezz'ora, l'altro 35 minuti. Io direi arriviamo alla forcella e poi vediamo se ci sono le condizioni per arrivare in vetta a uno dei due corni. Mi sono equipaggiato con i ramponcini perché qua c'è parecchia neve e vediamo com'è il percorso. Eccomi qua giunto alla forcella dei corni e qua ho il corno occidentale a sinistra e il corno centrale a destra. 20 minuti, proviamo a raggiungere il corno centrale. Sono quasi arrivato in vetta al corno, qua mi è entrata un po' di neve nello scarpone, devo tirarla fuori, se no mi si bagnano le calze. E sai, ci sono quasi, lì sopra la vetta, poi vediamo se si riesce a vedere giù qualcosa di bello. Niente ragazzi, devo rinunciare all'ultimo pezzettino perché è troppo rischioso, c'è un pezzo qua, mancheranno pochissimo, appena lì sopra la vetta, però qui c'è un pezzo da arrampicare e con la neve sinceramente non me la sento. Niente, torno giù in forcella, vediamo se si riesce a vedere un po' il panorama da lì. Come vedete c'è un lago di nuvole sotto di me. Ok ragazzi, ho rimboccato il sentiero che mi riporterà giù a Canso, al parcheggio dove ho lasciato la macchina. E il video finisce qua, solite cose, se vi è piaciuto lasciate un bel like, se volete farmi qualche domanda scrivete pure qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao ciao!